Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Questo è lo spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano molto bello che è La notte di Arisa. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone comincia con una strofa che ha quattro accordi e sono Fa maggiore, quindi se questo è il Do, Do, Re, Mi, Fa. Il Fa maggiore è formato da Fa, La, Do, da queste tre note e parte così facendo quattro battute per ogni accordo. Il secondo accordo sarà il nostro caro amato Do maggiore, Do, Mi, Sol. Poi abbiamo il Mi minore, questo è Do, Re, Mi. Mi minore si forma con Mi, Sol e Si, queste tre note. E poi infine avremo il Re minore, che sarà Re, Fa, La, suonati insieme. E la strofa fa così. Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano. E so perché, facendo quattro battute per ogni accordo. L'altra strofa sarà uguale, poi arriva la parte, e quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte va in perché. In questo punto c'è un accordo che al posto del Re minore avremo il La minore. Quindi se dove ci sono i due tasti neri, questo è Do, andando indietro Do, Si, La, e il La minore sarà formato da La, Do, Mi. E questa sarà la parte anche del ritornello. Quando arriva la notte, e sto sola mettendo il La minore al posto del Re minore. Infine c'è un ultimo accordo che è il Si bemolle, quindi se questo è Do, andando indietro questo è Si e questo è Si bemolle. Si bemolle, Re e Fa forma il Si bemolle maggiore, quindi alla fine di un ritornello, nella seconda parte, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. Si bemolle, e poi si ritorna a fare il giro con gli accordi Fa, Do maggiore, Mi minore e Re minore. Come abbiamo visto, anche questa era una canzone molto semplice da suonare. Io vi lascio in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi e la diteggiatura per entrambe le mani. Inoltre, ci sono anche dei link su puntate su questo canale, dove possiamo imparare proprio tutti gli accordi del pianoforte, quindi date un'occhiata e ci vediamo alla prossima.